Tutti in campo con la maglia bianco scudata numero 6, quella maglia che Davide La Paglia ha onorato quando ha difeso i colori della Nissa. Venerdì è stato il suo giorno, il Davide La Paglia Day, celebrato allo stadio Palmintelli con un match tra vecchie glorie della Nissa, un'iniziativa spontanea di tanti suoi ex compagni e non che hanno voluto tributare gli onori che merita l'ex capitano bianco scudato. C'è chi è arrivato da fuori Sicilia, persino dall'Inghilterra per questo evento. Sul terreno di gioco sembrava di essere catapultati negli anni d'oro bianco scudati. In campo tra gli altri si riconoscevano Giovanni Italia, il figlio Gianluca, Stefano Cracolici, Totò Labruzzo, Raffaele Amendola, Salvatore Avola, Cristian Caccetta e Angelo Cartone, amico d'infanzia dello stesso La Paglia, oltre che nome ben noto da giocatore ed allenatore del calcio locale. La Paglia non ha potuto schierarsi in uno dei due 11 per colpa dell'avversario più ostico, la SLA, che lo tiene inchiodato su una sedia a rotelle, ma sul terreno di gioco del Palmintelli è entrato e come, accompagnato dalla moglie e dai figli, perché nessun avversario è riuscito a piegarne la forza interiore, il coraggio di combattere la battaglia più dura e importante della sua vita. E come faceva da giocatore, è andato anche sotto la gradinata degli ultras a salutare i più ferventi sostenitori della Nissa, che lo hanno celebrato con cori, applausi e uno striscione che recitava il tuo nome nella storia, la tua forza, vanto e gloria. Ai nostri microfoni Giovanni Italia, Angelo Cartone e il neopresidente della Nissa Sergio Iacona. L'iniziativa nasce da Davide perché è lui il promotore di tutto, è lui il fulcro, il centro, la mente, il suo corpo soffre ma la sua mente è superiore alla norma, è ancora più grande, lui è il padrone della sua anima, è il capitano della Nizza, è il capitano del suo destino. Ha voluto questo incontro, lo hanno aiutato gli ultra, lo ha aiutato mio figlio Gianluca, io ho fatto ben poco perché ormai vivo un po' lontano da Caltanissetta, però siamo qua tutti contenti di esserlo. Il centro di tutto questo è Davide, grande amico d'infanzia, noi ci conosciamo da quando avevamo 12-13 anni, quindi era d'obbligo essere qua. Il primo invito lo dobbiamo fare ai giocatori. Abbiamo fatto tutti dei grossi sacrifici per essere qua, però siamo contenti di essere tutti presenti perché ognuno per motivi di lavoro, per motivi di chi è fuori. Io personalmente sono fuori da 2 anni e mezzo, abito a Milano, ma c'è gente come Locascio che è arrivato dall'Inghilterra, da Londra. Quindi questo è grazie a tutto quello che Davide ci ha dato durante i suoi anni di amicizia. Quindi era dovuto. Davide, che non è soltanto un ex grande calciatore, il grande capitano della Nissa, è un grande uomo, è un grande padre, è una persona che sta dando un esempio su come si affronta la vita nelle circostanze più drammatiche che possano capitare, quindi è un esempio di amore per la vita che oggi va offerto. Poi è anche l'occasione per rivedere veramente tante persone care e io devo dire che non riesco a capire se è più forte in me l'emozione per rivedere tanti protagonisti degli anni in cui io ero sugli spalti a tifare rispetto all'emozione di essere oggi alla guida di una società. Godiamoci questa festa per Davide unendo tutte queste emozioni e soprattutto tributandogli veramente un grande riconoscimento d'amore.